Questo ragazzo ucciso, lo sapete, a Colleferro, preso a calci e massacrato fino a morire. In carcere ci sono tre persone, una ai domiciliari, i protagonisti sono questi, quattro indagati. Tutti e quattro avrebbero percepito il reddito di cittadinanza, questo sta verificando la Guardia di Finanza. C'è una cosa che colpisce, questi due fratelli bianchi avevano un tenore di vita sicuramente superiore alle loro possibilità, ma c'è un altro particolare ancora più importante che ci dice che avevano precedenti, erano picchiatori conosciuti, seminavano il terrore in quella zona e addirittura c'era stato un pestaggio qualche giorno prima della morte di Willy. Tutto questo nel reportage di Lucila Masucci, guardate questo documento. Domenica 6 settembre, ore 3:49. La mano che scatta questa foto trema. È la mano di un amico di Willy, uno di quelli che c'erano, uno di quelli che hanno visto. Ha visto Willy massacrato di botte, ha visto Willy morire. Perché su quell'auto ci sono alcuni di quelli che hanno picchiato, i fratelli bianchi. E ora Willy sta morendo e l'amico scatta e loro scappano. Scappano. La foto è delle 3:49. L'ambulanza per Willy arriva alle 3:45. Passano 4 minuti e l'auto dei bianchi è ancora lì. Perché? Sembra stiano parlando con una ragazza in minigonna. Chiedono di Willy? Sanno che sta morendo? Perché non lo soccorrono? Un attimo dopo, l'auto si sposta ad Artena. Vanno tutti al pub di uno dei fratelli dei bianchi. Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia vengono arrestati fuori a quel pub con l'accusa di aver ucciso Willy Montero. Che fine ha fatto l'auto? I carabinieri la trovano parcheggiata in un parcheggio privato, lontano dal pub, troppo lontano, e con molti parcheggi pubblici vuoti tutto intorno. Perché? Secondo gli inquirenti, i fratelli Bianchi stanno nascondendo l'auto per non essere rintracciati. Li rintracciano invece e li arrestano. Ci arrivano così. Nei video e nelle foto che postano ossessivamente sui social. Estremi, ostentati. Piscine, macchinone, terrazze al mare, orologi d'oro, abiti firmati. Sembrano vivi, sembrano felici, sembrano ricchi. Ma che lavoro fanno i fratelli Bianchi? Gabriele ha appena aperto una frutteria nei mesi del Covid. Marco aiuta un po' nel pub del fratello. E allora è tutto finto. Quanti soldi hanno i fratelli Bianchi? Scatta un'indagine patrimoniale per verificare la provenienza di quel denaro. Dicono che si siano dichiarati come nulla tenenti. Loro negano. Negano tutto i Bianchi. Negano anche di aver mai colpito Willy Montero. Avete visto allora la vita dorata dei fratelli Bianchi? Abbiamo una clip che vorrei farvi rivedere perché ci fa capire il tenore di vita che avevano questi due cosiddetti gemelli. Guardate, auto di lusso, uno dei due entra in quest'auto, vestito insomma evidentemente per una serata, sfoggiano oggetti insomma di un certo tipo. Qui siamo in una piscina, in un resort, e lui fa una nuotata. Tutto questo ostentato sui social, sono documenti che noi abbiamo preso dai loro profili Instagram, e tutto questo chiaramente in qualche maniera contraddice quello che abbiamo raccontato. Hanno un negozio di frutta, guardate qui lo champagne ostentato, insomma ecco, come potevano permettersi questo tenore di vita avendo un piccolo banco di frutta lì vicino dove tutto è successo? Guardate questo SUV con i sedili bianchi di pelle e quant'altro. Questa è una domanda, è vero che prendevano il reddito di cittadinanza? Questa è un'altra domanda, certo è che qualcosa in questa storia non torna, gli inquirenti vogliono vederci.